Ciao a tutti, oggi iniziamo una nuova ricetta, facile facile ma di un gusto veramente veramente intenso. Faremo degli spaghetti. Gli ingredienti per questa ricetta sono 3-4 massimo, quindi abbiamo l'aglio, due spicchi d'aglio, abbiamo il prezzemolo, gli spaghetti e la polpa di riccio. Se riuscite a trovare delle uova di aragosta sarebbe ancora meglio. Iniziamo con tagliare il nostro aglio, quindi gli diamo una piccola schiacciata e lo tritiamo. Faremo una specie di aglio olio ma con una cottura diversa che poi vi spiegherò più tardi. Aggiungiamo il nostro aglio tritato in padella in questa maniera. Cosa molto importante, far soffriggere appena appena, quindi spegnere il fuoco e aggiungere il nostro soffritto d'aglio all'interno di una ciotola. Nel frattempo facciamo cuocere i nostri spaghetti, un numero 5 o un numero 3 sono perfetti. Acqua bollente, salata, e aspettiamo la nostra cottura. Intanto che i nostri spaghetti cuociono, noi facciamo il trito di prezzemolo. Controlliamo la cottura dei nostri spaghetti, sono perfettamente al dente. E cosa facciamo? Li scoliamo e li mettiamo all'interno di questa ciotola senza praticamente condirli sul fuoco. Solo il calore di questi degli spaghetti appena scolati andranno a mischiarsi con l'olio e l'aglio che abbiamo soffritto in precedenza. Aggiungiamo il prezzemolo, rimischiamo di nuovo e aggiungiamo i ricci di mare. In questa maniera i ricci vengono cotti. Abbiamo creato questa salsa praticamente a freddo, o non direttamente sul fuoco, ed ecco la nostra salsa corallina. Siamo pronti per impiattare. Abbiamo guarnito il piatto con della salsa e possiamo aggiungere un altro po' di polpa di ricci in questa maniera. Giriamo il tutto. Fantastico. Buon appetito con i nostri spaghetti alla corallina.